Un giorno importante per la comunità srilanchese che adesso anche a Messina avrà la possibilità di fare dei documenti. Sembra qualcosa che riguardi la semplice burocrazia, in realtà è molto di più, è un momento di integrazione ma anche di politica reale. Sì, è un momento straordinario, certe volte da una piccola idea può nascere qualcosa di estremamente importante. Ecco, la comunità srilanchese che è numerosa e che è meravigliosa nella sua proprio dolcezza e persone veramente semplici che migliorano le nostre città. Loro si dedicano ai nostri anziani, si dedicano a tante cose veramente con grande passione. Per loro è il lavoro. Ecco, loro hanno una grande difficoltà che devono andare a Roma per ogni cosa, per un passaporto, per un visto, ed è costoso, si perdono giorni di lavoro, e allora ho pensato che di andare all'ambasciata a Roma in via Adige, mi ricordo pure, insomma ho parlato con l'ambasciatore e ho chiesto: ma perché non venite voi, facciamo un'ambasciata volante, venite ogni mese, ogni due mesi, quanto a voi vi servirà, e noi mettiamo a disposizione il nostro comune, e perciò il comune di Messina il sabato e la domenica 12 e 13, perché si farà proprio il 12 e 13 marzo, ci sarà l'ambasciata qui, e perciò loro, senza spostarsi, senza fare lunghi viaggi, potranno risolvere il problema velocemente. Ecco, ci è voluto poco per una cosa grande, e questo lo dico, l'abbiamo fatto per, è un ricambio per la loro dolcezza. Noi siciliani siamo andati in giro per il mondo, sappiamo quanto è duro vivere fuori. Loro stanno qua e hanno sempre lo stesso il sorriso per noi. E però una piccola cosa, questo lo facciamo con molta serenità, e poi guardate, la cosa che mi fa stare meglio, perché la vera politica è proprio questa, è che loro non votano. Sì. E perciò questo gesto è senza avere, che ricambio c'è? C'è il ricambio della loro tenerezza, questo è già tantissimo. È di una stima, immagino. Per sì. La comunità messinese è comunque accolto ormai da generazioni quella srilanchese, c'è un rapporto anche molto forte nel territorio. Sì. Io penso che più di 25 anni che c'è questo rapporto con i srilanchesi, perché adesso in questo momento voglio dire che questo iniziativo di servizio mobile dell'ambasciata srilanchese di Roma a Messina è una cosa molto importante, perché siamo in Sicilia quasi 20.000 persone, in Calabria quasi 2.000 persone, questi sono regolari, ci sono anche di più srilanchesi in Sicilia e Calabria, quindi per tutti noi questo servizio è risparmio, è un risparmio del lavoro, perché quando andiamo a Roma ci vuole almeno 2 giorni, 3 giorni al massimo, quindi non perdiamo il lavoro, risparmiamo molto denaro, diciamo, per il viaggio, perché il denaro a volte costa metà dello stipendio, quindi in questo caso è molto importante per la comunità srilanchese. Stiamo parlando non soltanto di Messina ma anche di Reggio Calabria, certo, e più in generale di tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia, perché arriveranno delle persone da Palermo, Catania, Siracusa, Caltagirone, e Messina e Reggio, arriveranno molti srilanchesi, ci saranno in questo svolgimento del giorno 12 e 13, ci saranno quasi 600-700 srilanchesi che verranno qua per avere servizio dall'ambasciata srilanchese, dalla parte del comune. Questa è la prima volta che è stato organizzato un evento così dalla parte del comune per i srilanchesi, per la comunità srilanchese di tutte e due regioni. E vogliamo molto ringraziare il nostro sindaco che ha avuto modo di andare direttamente a Roma e parlare con il nostro ambasciatore e invitare qua a Messina. In questo caso io avevo capito una cosa molto importante di lui. Lui il servizio dà al popolo suo, il servizio non dipende sul voto. Non, per forza non devono votare e avere un servizio da lui. Questa è la cosa migliore che io vedo dal nostro sindaco.